Inizio il make-up applicando la base per ombretto della Urban Decay, l'Eyeshadow Primer Potion. Realizzare questo Smoky Eyes utilizzerò una palette appena acquistata che è la Smoked, sempre dalla Urban Decay. Col pennellino 239 prelevo inizialmente Kinky e vado ad applicarlo sulla palpebra mobile per creare una base omogenea sulla quale poi lavorare successivamente. Girando lo stesso pennellino di prima, prelevo ora Bar Last che vado ad applicare sempre sulla palpebra mobile. Con il pennellino a penna della Neve Cosmetics prelevo ora questo marrone scurissimo che è Backdoor e con questo vado a creare la V nell'occhio, per cui nella piega e all'angolo esterno, picchiettando e iniziando già a sfumare in parte il colore, in modo da creare questa forma piuttosto decisa e proiettata verso l'alto. Prelevo nuovamente Kinky, ma questa volta come illuminante nell'arcata sopraccigliare. E adesso, prima con il 2.17 di MAC e successivamente, come vedrete, col 2.24, vado a rifinire la sfumatura. Anche qui sfumando e picchiettando. Adesso, sempre con il 239, prelevo Bar Last e di piatto vado a sporcare l'arcata ciliare inferiore, dopodiché delineo lo sguardo con la Perversion della Urban Decay, la matita nera contenuta all'interno della palette Smoked. Questa matita mi sta dando grandissime soddisfazioni perché, come vedete, è molto precisa, pigmentatissima e dura tutto il giorno. È la matita nera più nera che abbia mai visto. E per intensificare l'effetto smoky, vado ad applicarla anche nella rima interna dell'occhio inferiore. Passo ora all'applicazione delle ciglia finte che vi risparmio, dopodiché delineo lo sguardo ulteriormente con il kit in polvere e il pennellino angolato della Essence. Adesso passo al trucco del viso applicando col pennello da correttore della neve inumidito dalla nebbia fissante, la iCoverage Mineral Foundation come correttore nella zona del contorno occhi, lavorando opportunamente il prodotto. Dopo averlo fissato con la cipria trasparente di Essence, vado ad applicare il fondotinta, il Flat Perfection della Neve Cosmetics, che vado ad applicare con il Kabuki. Sulle labbra utilizzerò uno dei mini lip gloss del kit New York New York di Essence, questo rosa Barbie trasparente. E questo è l'effetto finale. Spero vi sarete divertite con me. Andate a vedere il video di Angela, del quale lascio il link nell'info box, e ci vediamo presto. Ciao!